Saranno ospitati nell'area della mostra d'oltremare gli atleti che parteciperanno alle Universiadi di Napoli e della Campania. La manifestazione è in programma dal 3 al 14 luglio 2019. Sono attese 12.000 persone tra delegati, atleti, tecnici, ufficiali di gara e giornalisti. Oltre 170 le nazioni coinvolte, 18 le discipline sportive in programma e 80 impianti e spazi sportivi utilizzati. I napoletani assisteranno alle sfide sportive nei principali impianti cittadini. Stadio San Paolo, cuore della manifestazione che ospiterà la cerimonia di apertura e quella di chiusura, Scandone, Pala Barputo, Mostra d'Oltremare, Albricci e Polifunzionale. Previste le sfide di tennis al Tennis Club Napoli in Villa Comunale. La vela si farà al Molosiglio, circa 150.000 le persone coinvolte tra spettatori e turisti, 500 milioni di spettatori, l'audience potenziale a livello mondiale e ancora 600 ore di copertura televisiva per 110 emittenti collegate. La convenzione è sicuramente fondamentale per raggiungere il risultato, perché CONI è la realtà italiana più importante dello sport, una realtà che è conosciuta a livello internazionale, quindi è chiaro che il loro aiuto sotto l'aspetto sportivo e dei servizi allo sport è fondamentale per poter raggiungere in tempi brevi un risultato. In termini pratici vuol dire che con i servizi, che la società che affianca il CONI in tutte le iniziative operative di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si mette a disposizione come società pubblica, si mette a disposizione del commissario per tutta la parte organizzativa pratica di questo grande evento che sono le Universiadi. È una sfida paese, non è una sfida solo di Napoli o della regione Campania, è una sfida dell'Italia. Siamo a maggio del 2018, entro luglio del 2019 tutto deve essere operativo, perfetto, per dimostrare quanto l'Italia possa essere capace anche in tempi molto stretti di organizzare una manifestazione come questa.